esiste un'abitudine semplice e antica di prendersi cura dei propri bambini, tenerli il più possibile vicino alla propria mamma. Per capire meglio il mondo di questa antica pratica, ci siamo affidati alle mani di un'esperta. Chiara Venturoli, mamma di 4 bambini e formatrice di Baby Wearing. Il contatto è un bisogno primario per i neonati e per i bambini fino ai 2 anni. Possiamo avere il dubbio che prendano il vizio, in realtà è un bisogno molto più importante anche della fame e ci permette di poter avere le mani libere e i bambini tranquilli. Che cos'è esattamente il baby wearing? Il baby wearing è una pratica che ci permette di portare i nostri bambini addosso per mezzo di un supporto, che può essere una fascia di tessuto o un marsupio. I supporti sono diversi e hanno anche delle caratteristiche diverse. Il mio consiglio è quello di rivolgersi a una professionista del baby wearing che possa accompagnarvi nel percorso per trovare il supporto più adatto a voi. In questo periodo di pandemia da coronavirus, il baby wearing è un alleato prezioso sia in casa che fuori casa. In casa ci permette di avere le mani libere e di calmare i nostri bambini anche se vogliamo fare altre cose, come per esempio mangiare. Fuori casa, invece, ci permette di avere i nostri bambini a contatto, di non dover continuamente igienizzare il passeggino, ma invece poter lavare semplicemente le nostre fasce e i nostri marsupi una volta in più. Il consiglio è quello di utilizzare la temperatura massima indicata in etichetta e per i marsupi esporli all'aria almeno 48 ore e disinfettare le fibbie e i ganci. Un saluto a Sara e a tutti gli amici di Beauty Advisor TV e buon baby wearing a tutti!